al via anche quest'anno da Verona l'edizione di Vinitaly, una delle fiere internazionali più importanti, dove imprenditori, istituzioni, ristorazione e consumatori possono incontrarsi per parlare e degustare tutto ciò che riguarda il mondo vitivinicolo. Sempre più attenzione al mondo del biologico. Il mondo del vino strizza l'occhio all'arte contemporanea e guarda con sempre maggior interesse i nuovi modi di comunicazione attraverso i social. Enjoyside entra per voi nel Vinitaly 2017. Nuovo concept per l'azienda Allegrini qui a Vinitaly 2017. Sono molto felice di essere insieme a Caterina e di poterci far spiegare nel dettaglio come nasce questo nuovo concetto di stand. È legato in realtà a tante cose molto interessanti, alla natura, al concetto dell'arte che voi tra l'altro sposate già da diversi anni. Sì, allora il tema di Vinitaly è In Vino Habitat. Abbiamo ricalcato un vecchio motto latino che è In Vino Veritas, perché in realtà cosa ci siamo trovati? Ci siamo trovati delle immagini bellissime degli animali nel vigneto, fatte da un fotografo che sta ore a fotografare e ore a cogliere il momento esatto. E sono immagini che in realtà testimoniano il rispetto che noi abbiamo per il territorio, perché anche questi animali li scelgono come la loro casa. E quindi mi sembra una cosa bellissima, insomma, scelgono un luogo dove la natura è rispettata completamente. Il concetto della natura viene anche riportato nella nuova etichetta della Grola. Sì, proprio per cercare di legare quello che era il tema di Vinitaly alla nostra limited edition, che ormai è il nostro quinto anno, presentiamo con un'opera sempre diversa, abbiamo deciso di improntare anche l'etichetta della Grola su questo tema e su questa tematica. Allora abbiamo chiesto all'artista, che è un artista brasiliano, si chiama Nazareno Rodriguez Alves, di in realtà riprendere quelle che erano le immagini, che le foto che gli avevamo mandato e la collina della Grola, e lui le ha disegnato alcune di queste immagini perfettamente e le ha riprese con lo sfondo della collina della Grola. Lui ha intitolato l'opera Insieme perché dice che in realtà questo è un mondo quasi che sembra quasi magico, però è reale, dove gli animali, la fauna, la flora si trovano a convivere con la produzione di un vino che per noi è molto importante, che è la Grola, che è uno dei nostri prodotti di punta, e c'è questa convivenza che sembra a volte impossibile, ma in questo caso diventa reale. Senti, andiamo un po' nello specifico. Che cosa state quest'anno in modo particolare presentando qui a Vinitaly? Voi avete una gamma, insomma, molto ampia di prodotti. Allora, ovviamente abbiamo presentato la Grola, è la nuova annata, è il 2014. Tendiamo sempre a presentare a Vinitaly non solo le nuove annate, ma anche se ci sono novità. In questo caso tre novità grosse ci sono ed è per la nostra linea di Poggio al Tesoro. Ormai siamo a Bolgheri da 15-16 anni. E abbiamo deciso che era giunto il momento per fare un passo ulteriore. Proprio per questo abbiamo iniziato a produrre tre riserve. Sono due riserve e uno è un vino dolce. Il primo è un Solo Sole, è la riserva di Solo Sole. Sono pochissime le bottiglie prodotte e questo è dato dal fatto che in realtà la richiesta di Solo Sole era sempre maggiore, è uno dei prodotti di Poggio al Tesoro che piace di più e quindi volevamo in qualche modo fare un passo ulteriore, quindi mentre il Solo Sole normale, diciamo, esce, quest'annata è uscita la 2016, in realtà c'è un anno di affinamento in più e per la riserva è uscito il 2015. Poi c'è un'altra novità anche per quanto riguarda il nostro rosato, che è il Cassiopea, che anche quello in questi giorni di Vinitaly li abbiamo in qualche modo presentato, ma non è ancora ufficialmente pronto. L'altro prodotto che abbiamo presentato è il Teos. Il Teos è un 100% Petit Manseng, è il nostro vino dolce di Poggio al Tesoro. È un vino a cui teniamo moltissimo perché prima di presentarlo ci sono state varie prove, però
in realtà è il nostro prodotto di punta, diventerà quasi una chicca. Sono pochissime le bottiglie prodotte, sono all'incirca 1500. Abbiamo in qualche modo riportato la tecnica dell'amarone, del reciotto, dell'appassimento delle uve anche in Toscana e viene fuori questo vino buonissimo. Noi l'abbiamo chiamato Teos perché è una città, era una città dell'antica Grecia, dell'Asia Minore, che aveva un tempio dedicato a Dioniso e quindi in qualche modo ci sembrava la combinazione perfetta. Beh, l'azienda Allegrini dimostra di lavorare al 100% e a 360 gradi in tutto quello che riguarda l'azienda, quindi dal prodotto al territorio, il rispetto del territorio lo abbiamo visto anche con questo tema in Vino Habitat di quest'anno. La comunicazione per voi è sempre stata molto importante, le etichette particolari legate al mondo dell'arte, tutto ciò non poteva che essere premiato e quest'anno Marilisa Allegrini, tua mamma Caterina, ha avuto questa bellissima copertina su Wine Spectator. Penso che sia veramente un bellissimo traguardo per voi. È un bellissimo traguardo. Beh, in realtà sono 2 anni che ci emozioniamo sempre molto, perché anche l'anno scorso eravamo cantina dell'anno per Gambero Rosso e infatti anche la comunicazione dell'anno si è basata molto su questo premio che avevamo ricevuto, ma quest'anno insomma abbiamo fatto proprio, è successa la cosa che non ci aspettavamo e che ci ha reso molto orgogliosi, perché mamma è sulla copertina, è la prima donna del vino italiano ad essere sulla copertina di Wine Spectator. C'è un articolo molto bello che racconta anche le varie fasi della nostra famiglia e della nostra azienda, perché poi ovviamente sono collegate. E che dire, siamo contentissimi. E poi quando l'altro giorno ho visto Tom Matthews di Wine Spectator, la cosa, forse la frase che ci ha reso più orgogliosi è che quando l'abbiamo ringraziato ovviamente ci ha detto: questo non è un regalo, questo è una cosa che vi siete meritati. E quindi non potremmo essere più felici e non avremmo potuto iniziare il Vinitaly in una maniera più bella di questa. Assolutamente, ed ecco ancora una volta una famiglia di imprenditori del vino ci dimostrano come dietro c'è anche una famiglia di persone che con amore portano avanti un progetto imprenditoriale dove le generazioni, quindi Caterina è l'ultima generazione, continuano con sempre tantissima passione a, come dire, divulgare anche la tradizione e l'eccellenza del vino italiano nel mondo. Siamo nello stand di Maxime Blanc, champagne francese. Ho l'onore di essere proprio con Maxime e con Jessica Rossi, che oltre ad occuparsi di produzione si occupa anche della distribuzione per l'Italia. Quindi benvenuti a Vinitaly, perché Jessica, tu mi dicevi che è il primo anno che partecipate a questo evento. Noi è il primo anno che facciamo Vinitaly perché io sto sviluppando dunque l'Italia da 1 anno e mezzo. Abbiamo un mercato mondiale ovviamente, l'Italia non l'abbiamo sviluppato ancora perché io non ci vivevo, adesso ci vivo, dunque ho sviluppato l'Italia, sono molto contenta, molto felice, la gente ci chiedeva Vinitaly, Vinitaly, eccoci qua. Siamo qua. Bene, ecco tu insieme a Maxime state già vedendo che in realtà questo è un evento che risponde molto bene. Sì, noi avevamo un'ottica, eravamo un po' così sinceramente, invece siamo molto molto contenti perché da ieri stiamo vedendo che comunque l'impatto è forte, la gente sta cercando dei prodotti nuovi di nicchia come noi. Dunque siamo veramente felici, sono molto felice che ci sia Maxime con me, importantissimo, perché lui proprio coltiva tutte le terre, le uve, fa tutto lui. No, contenti di questo, di questa fiera, è bello. Bene. Maxime, tu sei molto contento di essere... Très très content. Buongiorno Italie, Italia. Tu vis en France, naturellement. Je suis producteur, je vis en France. Je suis venu aider Jessica pour le salon à Vinitaly. Pour développer le marché, un marché très porteur et très sympathique. Très bien. Quindi chiaramente dice che è la prima volta, conferma quello che ci diceva Jessica, che è la prima volta che sono in Italia, è molto contento. Lui chiaramente è in Francia, proprio sul territorio, e si occupa anche di tutta la parte della vinificazione. Jessica,
La cosa che mi piace molto, oltre che al prodotto, e poi magari facciamo anche qualche accenno, no? Tutti sì. I modi prodotti che voi fate, è proprio questa vostra attenzione anche al packaging, agli eventi. Sì. Cioè questa scelta è un po', diciamo, abbastanza insolita, perché lo champagne in genere è un po' legato ad una cosa un po' più istituzionale. Invece voi no, voi siete molto sprint, molto giovani. Sì, noi siamo giovani, vogliamo andare avanti, ci piace proprio questo fatto di essere novità, colori. Lo champagne non è solo tradizione, classico, un'immagine anche cara. Lo champagne tutti lo possono bere. Noi siamo sprint giovani, tanti eventi, perché la vita è bella, le bollicine si bevono, sono magiche, vanno bevute, è bello. Bisogna bere tanto champagne, tantissimo. Bene e consapevoli sempre. Sì. Ecco, andando un po' nel dettaglio, no? Abbiamo queste bellissime immagini di questi colori, queste bottiglie un po' più trendy, diciamo esatto. Così. Ma in realtà voi avete una gamma abbastanza ampia, no? Di prodotti. Allora, abbiamo abbiamo 11 prodotti, curiamo tantissimo, infatti la parte decorazione, il design. Abbiamo un designer francese di Parigi che ci cura tutto quello che è le etichette, le decorazioni, e poi in tutta la linea abbiamo dunque dei prodotti con le uve che si usano Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. 10 prodotti che vanno da un prodotto giovanile come la Crazy Ness, che è il prodotto nuovo di quest'anno, che si chiama La Pazzia di Maximilien Champagne, che abbiamo fatto per l'Italia perché ce lo richiedevano, con dentro una cuvée 2010, dunque una bella bottiglia con un bel prodotto, e abbiamo dunque un prodotto di base che poi va fino a un millesimato e anche un rosé Seigneur, dei prodotti comunque di altissima qualità, molto curati, prodotto artigianale. Io lo ridico perché noi curiamo veramente tantissimo il prodotto. Ok, questo sicuramente noi sì. Lo abbiamo anche testato. Chi sta venendo qui in fiera, ecco, diciamo in queste prime due giornate, no? Oggi siamo all'inizio, chi è che viene ad assaggiare? Un pubblico eterogeneo, più giovani, gente più adulta? Ma guarda, abbiamo avuto, io direi, tanti giovani, perché secondo me attira proprio l'attenzione il fatto, il nostro sprint giovanile attira l'attenzione, però abbiamo anche ristoratori comunque di alta qualità, di pregiati, che vedono una cosa nuova, un champagne nuovo, e hanno voglia, cercano proprio i prodotti di nicchia. L'Italia è stanca dei prodotti industriali, io li chiamo. Noi siamo prodotto di nicchia e la gente vuole questo. Dunque abbiamo una bella clientela, dai, io sono molto soddisfatta, devo dire. Bene, ma noi lo vediamo già qui, quindi io direi che questa azienda veramente va premiata, perché propone un prodotto classico finalmente in un modo più moderno, più sprint, in modo che anche i giovani, sempre consapevolmente, si possano avvicinare di più a questo tipo di prodotto. Tanti eventi, tante iniziative. Ecco, Jessica, avete qualcosa già in programma per i prossimi mesi? A Porto Cervo il 22 luglio, prima serata, apertura. Dunque sarà con noi, con un tema teatrale sulla Francia e lo champagne, al Peppero, che è Jessica Valli che l'ha ripreso anche quest'anno. Quindi direi ai nostri telespettatori, continuate a seguire l'azienda Maxime Blanc. Maxime, merci, merci beaucoup. E, io tengo a dire che lui è una persona veramente grande, molto intelligente, aperto e soprattutto umile. E questa è una cosa molto importante. Lavora tanto, ha tanta umiltà, è un grande lavoratore. Io lo devo dire perché è importante. Assolutamente, noi siamo perfettamente, perfettamente d'accordo con te. Quindi continuiamo a seguire l'azienda, seguiteci anche sulla nostra pagina Enjoy Side, dove continueremo a seguirli anche a distanza, dando comunicazione dei prossimi eventi, e noi continuiamo il nostro giro a Vinitaly 2017. Ciao! Ciao! Contenta quest'anno qui all'interno dello stand dell'azienda Frescobaldi di parlare di arte. Insieme a Tiziana Frescobaldi parliamo di un bel progetto legato a Castel Giocondo, che è l'azienda sempre del gruppo, situata nella zona di Montalcino. Un progetto veramente ambizioso e molto interessante, perché valorizza degli artisti emergenti che, diciamo, sposano un po' un progetto aziendale per sviluppare delle opere d'arte di vario genere, vero Tiziana? Esattamente, esattamente. Questo è un premio che unisce in qualche modo
Arte e Vino, ed è un premio che si collega a una, diciamo, a tradizione della famiglia che era sempre stata vicina agli artisti nelle epoche passate, e quindi è un progetto attuale che coniuga, diciamo, il nostro passato, la nostra storia alla contemporaneità. E noi cerchiamo di scegliere a ogni, diciamo, edizione del premio tre artisti che sono fra i più promettenti. Ogni edizione noi scegliamo un paese e due artisti provengono da un paese estero. Abbiamo appena avuto due artisti americani, prima di loro abbiamo avuto due artisti tedeschi e l'anno prossimo credo che lavoreremo con due artiste svizzere. Abbiamo sempre un artista italiano nel nostro premio. La selezione è un momento molto, diciamo, delicato che viene fatto da un curatore che si chiama Ludovico Pratesi, che è un curatore che ha fatto delle mostre importanti. E insieme poi, una volta che lui mi propone una rosa, diciamo, di artisti, ne scegliamo tre alla fine. I tre artisti lavoreranno con noi, lavoreranno ad un progetto proprio legato alla tenuta di Castel Giocondo, e quindi in qualche modo hanno una libertà di lavorare a qualche cosa che è o la famiglia Frescobaldi o il vino o la tenuta o l'ambiente, quindi temi che in realtà sono dei temi molto spesso, diciamo, anche molto interessanti ed attuali, e a loro diamo circa un anno di tempo per produrre un lavoro. E il vincitore viene decretato non da noi, chiaramente, perché nominiamo effettivamente una giuria di direttori di museo di livello internazionale e quindi ineccepibili. Oltre il lavoro, quindi il lavoro, diciamo, il progetto artistico, loro faranno anche un'etichetta. E quindi un'etichetta che va su un numero molto, diciamo, limitato di bottiglie di Brunello di Montalcino Castel Giocondo, quindi in qualche modo ho cercato di attualizzare quello che è sempre stato parte della storia della nostra famiglia, di renderlo contemporaneo. Non dimentichiamo che anche i miei antenati lavoravano con artisti a loro contemporanei. E a noi sembrava veramente un bellissimo progetto, e ancora una volta questa azienda dimostra come lavora in modo sempre più sinergico, partendo dalla tradizione, legandosi alla contemporaneità. Lo fa chiaramente nel prodotto. Quest'anno, tra l'altro, ha vinto anche dei premi per delle etichette, anche di nuovi vini che hanno presentato, e quindi magari dopo ne parleremo anche con l'enologo. Però ecco, ci piace che sempre questa azienda dimostra questo forte incontro tra passato e futuro, che praticamente ha sempre sostenuto questa azienda. Voglio condividere con voi una bellissima chiacchierata che ho fatto con Niccolò D'Afflitto, che è l'enologo dell'azienda Frescobaldi da tantissimi anni, tra l'altro ci raccontava, insomma, un sacco di cose interessanti. Certo, dell'azienda Frescobaldi ci sarebbe da dire tantissimo, i vini prodotti sono veramente tanti, però noi quest'anno abbiamo deciso un po' di puntare il dito e di focalizzare la nostra attenzione su questo meraviglioso progetto del rosé. Di questo rosé su cui, Niccolò, tu hai lavorato veramente in un modo strutturato, profondo, da tantissimi punti di vista, anche un po' insoliti per il vino. Assolutamente, il rosé è un po' la nuova frontiera che noi abbiamo nel mondo enologico. Fino ad oggi il rosato era un vino fatto con gli scarti dei vini rossi. Invece poi, dopo, negli ultimi anni, grazie agli studi che sono stati fatti in Provenza, si è creata una nuova categoria, dunque i rosé, con un colore tenue, pallido, ma molto stabile nel tempo, che sono diventati molto attrattivi, soprattutto per il pubblico femminile. Dunque sono dei vini che noi possiamo stappare, un po' come dello champagne, senza aver bisogno dell'occasione, dell'anniversario, del successo. Dunque sono dei vini di condivisione, semplice, quotidiano, però molto molto attraenti, soprattutto al colore, come potete vedere, che è un colore tenue e molto intrigante. Niccolò, mi è sembrato molto interessante come lo studio di questo vino abbia focalizzato molto il concetto del colore, no? Ci dicevi proprio che solitamente, certo, il colore è importante, però magari pensando al vino si pensa molto all'olfatto, al gusto, mentre in questo prodotto quasi c'è stato uno studio da opera d'arte, quasi da pittura, vero?
Assolutamente, il colore dei rosati oggi è importantissimo perché si beve con gli occhi, come si dice tradizionalmente in Toscana, dunque il colore è importantissimo, poi fra l'altro è sulla bottiglia trasparente. Devo dire la verità che un colore di questo genere non mi riuscirebbe ad averlo in qualsiasi altra parte della Toscana, riusciamo ad averlo vicino al mare perché il mare ha un'influenza fortissima mitigando le temperature durante la calura estiva e facendo sì che le uve rosse non maturino in maniera così violenta. Dunque il fatto di essere all'ammiraglia è importantissimo perché fa sì che questo colore sia tenue senza avere delle tonalità troppo forti. Ecco, ricordiamo infatti il blend di questo vino, da che cosa è composto? Dunque c'è una base di una varietà rossa che è il Syrah e poi dopo c'è una piccola parte di varietà bianca che è il vermentino tipico di quella zona. Il bianco non è per diminuire il colore ma è semplicemente per stabilizzarlo. Se non ci fossero quelle uve bianche il colore rosso diventerebbe piano piano marrone, invece è importante che ci sia quel bianco che stabilizza gli antociani del Syrah. I rosé nel mondo sono sempre in delle bottiglie particolari, pensate al Matheus Rosé, che è quella bottiglia così, l'Anser, che è una bottiglia di ceramica, e anche in Provenza le bottiglie hanno tutte delle forme molto particolari, dunque anche noi ci siamo, abbiamo studiato e abbiamo fatto una ricerca su quale bottiglia mettesse più in valore questo colore bellissimo. Dunque questa è la bottiglia che è stata scelta e il nome Allier è proprio emblematico perché sempre per ricordare il mare, Allier è una ninfa del mare. Benissimo. Allora direi, questo insomma, oltretutto so che quest'anno c'è stato anche un premio per l'etichetta. Assolutamente, l'etichetta è stata fatta da Simonetta Doni che è un genio delle etichette, è il Deus Ex Machina che abbiamo e che ha capito entrare nella psicologia di questo vino e dei consumatori. Senti, l'ultima domanda, per il futuro questo vino hai ancora delle, diciamo, delle migliorie da portarmi? Dicevi che proprio è quasi un progetto a cui tu ti sei dedicato in modo particolare proprio per il discorso della stabilizzazione, della forma della bottiglia. Dunque sì, abbiamo un progetto e il progetto è soprattutto di consolidamento, cioè voglio che questo vino sia stabile e che piano piano entri nel cuore di tutti quanti. Nel cassetto abbiamo un progetto di fare un vino un po' più importante, ma ci stiamo studiando. Nel mondo del vino non è facile studiare e fare dei nuovi progetti, già questo qui mi ci è voluto 3 anni per raffinare bene tutte quante le scelte che abbiamo fatto. Beh, allora io direi a questo punto di fare un bel brindisi. Cin. Beh, quest'anno in modo particolare non potevo non passare a trovare i miei amici di Camaiol che festeggiano un compleanno molto importante. Ne parlo insieme al Cavalier Contato, insomma 50 anni per un'azienda molto importante come passo, come traguardo. Esattamente 50 anni e mezzo secolo. La famiglia Contato si è distinta molto in questi anni dal nonno, dal papà, dalla mia persona. Siamo partiti nel 1967-2017, 50 anni di grande attenzione per questo vitigno Lugana che noi ci ha dato tantissime soddisfazioni in Italia, all'estero. Un vino che è cresciuto molto e molto nella qualità, tutti quanti lo dicono, il vinitore di quest'anno abbiamo tantissime clientela nuova che viene da tutto il mondo, che vuole assaggiare Lugana, tutti incuriositi. Il vino bianco è più caro d'Europa, l'uva è arrivata a 250 quintali all'ettaro di valore, il vino sfuso 5 euro al litro, valori veramente molto molto importanti e tutte quante le persone dicono che la qualità di questo vino sta crescendo sempre di più. Beh, è un grande patrimonio insomma per l'Italia insomma, e per il territorio della Lugana. Questa evoluzione dei vostri vini è anche molto interessante perché è legata non solo al contenuto ma anche al contenitore. Insomma, vediamo qui anche un po' un excursus, no? Avete voluto, come dire, comunicare all'esterno anche come è cambiato nel tempo l'imbottigliamento, quindi la forma della bottiglia e anche l'etichetta. Sì, la qualità deve essere qualcosa di tangibile anche dal punto di vista immagine. Questa è un'etichetta più grande, con la carta di pergamena importante, il nome del vitigno, il nome dell'azienda, l'azienda. 3 fattori distintivi che il consumatore deve vedere subito. L'impatto deve essere sull'enoteca, sul tavolo. Noi avevamo bisogno di rendere questa etichetta più visibile, più importante. Lo studio grafico ci ha seguito in un anno di lavoro. Solamente oggi, da Vinitaly, da 2 giorni, abbiamo presentato la clientela alla nostra etichetta.
tutti hanno apprezzato, questo è un valore aggiunto importante. E oltretutto anche la forma della bottiglia e la cosa che mi ha sempre molto colpito è anche proprio la trasparenza del vetro, che secondo me esalta molto il colore di questo bianco. Sì, è una scelta di famiglia, ormai il papà ha sempre voluto una bottiglia col vetro chiaro, perché la limpidezza di un vino, il colore, l'eleganza della bottiglia chiara è fondamentale. È un'operazione in cui il consumatore capisce che l'azienda lavora in un altro modo. È delicata, perché la bottiglia bianca è molto delicata, nel senso che la luce deve proteggere il vino, ma noi mettiamo praticamente una pellicola su questo vetro che non si vede, che protegge il raggio UV. Quindi questo vino per 10 anni è protetto dalla luce. Stabile, benissimo. E voi oltretutto, oltre che bianchi, avete anche altri prodotti, no? Abbiamo i rossi, i rosati. È un'azienda veramente completa, ed è tanto completa, ogni anno fa anche delle piccole modifiche alle etichette, proprio per tenersi sempre aggiornata. Sì, esatto, perché allora, al di là dei vini che noi facciamo, i 3 vini bianchi, Prestige, Molini, Fabio Bianco, poi abbiamo 2 rosati, il rosa e il chiaretto, 2 rossi, abbiamo il Negresco e il Fabio Rosso. Come dice lei, cioè, incrementiamo la qualità, però anche la presentazione. Il vino si vende con gli occhi, poi si vende assaggiandolo. Quindi l'operazione di attenzione al consumatore è per riuscire a dare questi 2 valori aggiunti. Quindi ogni anno facciamo un piccolo ritocco, non eccessivo, non vogliamo uscire dalla nostra immagine, però valorizzare maggiormente ancora il prodotto. E questo prodotto viene valorizzato anche attraverso queste nuove piattaforme di comunicazione, cioè parliamo dei social, che ormai insomma sembra scontato, ma vedo che le aziende anche nel mondo vitivinicolo stanno molto puntando. Voi in modo particolare avete creato proprio anche delle immagini suggestive da utilizzare proprio su queste piattaforme. Sì, esatto, cioè noi abbiamo per ogni etichetta un'immagine sui social, su quanto riguarda Facebook, Instagram, tutti quelli che sono i nostri di comunicazione, che sono importantissime. Noi abbiamo fatto praticamente Vinitaly già il primo giorno, tutta una serie di persone che hanno seguito tutti gli eventi dello stand che il nostro ufficio stampa ha voluto pubblicare, questo è importantissimo. Quindi cioè, è un dépliant viaggiante, ogni etichetta quest'anno poi presenta un ECR code, è un'altra cosa che il consumatore troverà con il suo iPhone, vedere praticamente tutta la storia del vitigno, della resa per ettaro, la vinificazione, i dati sensoriali di degustazione, tutto quello lo trova, quindi sa tutto di questa bottiglia in pochi minuti. Ecco, l'ultima domanda, il Vinitaly rimane per voi sempre un appuntamento importante a livello internazionale? Queste persone vengono, sono molto numerose, fanno tanta strada, prendono l'aereo da tutto il mondo, vengono al Vinitaly. Per noi penso che sia un valore aggiunto importantissimo. Non dobbiamo fare in modo di continuare, però essere molto concreti, il traffico, i servizi, non abbandoniamo questi concetti, perché il problema dello straniero è che non capisce bene questa confusione. Però dice siamo in Italia e va bene così. Beh, allora io direi facciamo un bel brindisi a questo compleanno, mezzo secolo di Camaiolo.